tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi finalmente torno riccia, ovvero mi lavo i capelli da sola o quasi, perché ci sarà l'aiuto di Nello, perché dopo vi aggiorno anche sul... Togliamo intanto gli occhiali che non mi servono, perché sono stata allo studio con Nello a fare giusto due esercizi, perché appunto... Potrei allenarmi, perché ho il via libera da Claudio, dal chirurgo. Se no, perfetto, cuciture, cicatrici perfette e tutto quanto, ho avuto delle lesioni da cerotto che stanno passando, però ovviamente ho tutta una medicazione per questa cosa che non c'entra niente con l'intervento, quindi è stato proprio un imprevisto così. E quindi oggi laverò i capelli in vasca, qua così... Mi metto seduta con la testa all'indietro e finalmente Nello mi diceva te li lavo io. Io ho detto voglio proprio sentire però le mie mani. Poi dopo da lui mi fa non è vero, ho proprio no, è che me le ha lavati il parrucchiere per troppo tempo e per troppe volte. Vabbè, non sopporto più di essere liscia, non sopporto più niente. Quindi prendo shampoo, balsamo, vediamo come verranno la spazzola. La solita Tangle Teaser e vediamo come vengono, chissà, perché io dopo che mi liscio i ricci mi vengono quasi meglio se lo faccio ogni tanto, però ora sono liscia da 3 settimane, quindi ci sarà da divertirsi. Signore, l'acqua come la preferisce? Tiepida, un po' più calda? Tiepida, grazie. Oh. Eh? No, sto doccia, guarda, ti fidi? Allora, mi sono seduta sul panchetto di Ikea. Mettiamo questo qua dietro la schiena, però ti spacchi la schiena, te lo dico. Ci vorrebbe il cuscinetto dello studio. Ma ci vanno? E che non è forte? Eh no, mi serve dopo per i capelli. Allora prendi qualcos'altro, prendi quello là da mettere dietro la schiena. Non è facile. Ma io ci sono. Questo, l'accino. Facciamo, faccio con i bambini. Posso attualmente anzi sti capelli, guarda, dietro non sono manco bagnati. Un pochino si bagnerà la maglia, però. Fa niente. Perché io la doccia la potevo fare per le cicatrici, capito? Era ok. Ma devo spengere l'acqua? Sì, sì. No, aspetta, basta un goccio. Ok, basta. Ah, oh, per spengere l'acqua. Oh mio Dio. Ti goduti, eh? Oh mio Dio. Un po' d'acqua? Non che altro qua sotto? Aspettiamo, ce l'hai un po'. Bene qua. Ancora? Dove sei? Qua. Stop. Chiudo proprio? Sì. Ok. Poi facciamo il risciacquo. Assistente. Assistant. Vai. Apro? Sciacquo? Sì. Aspetta che ora esce. Allora, serve asciugamano, questa colorosa, rosa, sì, ecco. Me la metti dietro che sta grondando. Okay. Ah. Un goccio di acqua, anche da qua semplicemente. Che cosa bella. No, ma proprio lavarsi da soli. Perché comunque dal parrucchiere non... Cioè, dipende come li lavano, se ci stanno un po' in più, se ci stanno un po' in meno. Penso che ognuno conosce il proprio corpo, lo dico sempre. No, ma per dire, i bordi qua l'avevano lavati bene. Però comunque erano... Cioè, anche se a me non mi si sporcano, erano 8 giorni che non li lavavo. Perché oggi è giovedì, l'avevo lavati giovedì scorso. Più ci ho preso comunque... Cioè, quando sono andata a Roma, prendere i mezzi...
Cioè, comunque. Un po' di inquinamento. Ma poi. Treni, cose, affari. Ah, che cosa bella. Che bella cosa, che cosa bella. Ah. Ricciolini? Ci, okay. Ci sono? Me la puoi mettere un po' più forte? Al massimo, ci c'ho. Se vorrei anche mettere. Un flop totale. Che mi sono bagnata all'inizio, no, la parte più difficile, poi dopo, cioè sono praticamente bagnata da testa a piedi. La cosa buona è che anche se è passata una settimana, avendoli lisci li ho potuti pettinare, anche se a onor del vero è dal lunedì che non ci ho più passato piastre né niente. Lunedì per andare al controllo avevo fatto le onde e poi avevo lasciati così. Capelli, lo sapete che siete ricci, vero? Insomma, guarda qua. Oggi fa tutto Nello, cameraman e assistente. Ma non è semplice perché poi non c'è neanche lo spazio qua, abbiamo tutti incastrati. E poi lui che non è pratico di capelli. Abbiamo avuto anche due maschi, non si è potuto impratichire nemmeno con qualcuno. Poi l'attrice è esigente. L'attrice? Faccio il camera. Ma guarda. Vedi? Mi stai riprendendo? Sì. O stai guardando? Perché lui sta guardando altrove. Vedi che è attrice esigente. Allora, diciamo che... Com'è? Mi sembra bene, però se te quella... Allora, io di solito non li pettino uscita dalla doccia, però mi sento che... Me li sento strani. Tipo intecchiriti. Però... Traduci intecchiriti, perché intecchiriti... Perché non si... È un termine prettamente ossidioso. Davvero? Qui. Sì. Intecchiriti, intirizziti. Tum! No, devo ricomprare questo gel. Si vede? Si vede? Extra. Quello che mi si è mattina. Ma no. Questo va bene. No, te gli hai messo arde cemento, poverino. Arde cemento, quindi sì. Ih, papà, sono duri i capelli. Mamma mia. Tu dici non vengono bene? Poracci. D'altronde siamo da 8 giorni, ragazzi. No, lisciati per 20 giorni. Perché oggi è giovedì, io l'ho fatto di lunedì, sono praticamente 20 giorni. Quindi vuol dire ora esci una semiriccia? Non è finita la schiuma? No, ma la schiuma ce l'ho. Sembra panna. Crunch. Un giorno adesso devo farti uno scherzo. Anzi, metterci la schiuma, ci metto la panna nei capelli. Penso me ne accorgo. Dall'odore. Doppia inquadratura, specchio e di... Vai bambini, la mamma vi ama. Qua gli faccio un po' di training. E ci vediamo dopo a capelli asciugati. Cioè, o comunque un po' asciugati. Un paio di asciugature le ho fatte,
E ora si devono assestare, metto a fare una lavatrice che sono le 11:07 e poi voglio farvi vedere i primi regali di compleanno che mi sono arrivati. Eccomi, allora ora mi metto il mascara e un gloss, dopo lo vado a prendere, o un rossettino, penso gloss. E vi faccio vedere appunto i regali di compleanno. Cioè il primo regalo di compleanno che mi è arrivato ieri da parte della Simo, Miss Penny 09 qua su YouTube. E sono due cose, una più bella dell'altra. Una la proverò per la prima volta, penso sabato, mentre il mascara ve lo faccio vedere adesso. Perché ora devo uscire, mi sa che vado a piedi a comprare un pollo arrosto perché abbiamo dell'insalata, se no non abbiamo il pranzo per oggi. Allora, la Simo, vi faccio vedere che mi ha regalato. Questo è il mascara, la confezione esterna, lei ovviamente ce l'ha e si trova molto bene. Ok. E questo è lo scovolino. Sono portata allo specchio e lo applico subito in diretta. Ah, questa è una passata. Meraviglioso. Meraviglioso, meraviglioso, cioè wow, c'è un mascara che dalla prima applicazione fa così, wow, districa, infoltisce, allunga, wow, non fa grumi, cioè cioè wow, 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 lo adoro! Ok, mi metto un gloss e vi faccio vedere. Nel frattempo si stanno assestando anche i capelli. Non è andata male, eh. Non è andata male, raga. Il gloss è sempre questo qua della Kiko, che risulta ovviamente diverso rispetto alla confezione, il numero 12 che vi avevo fatto vedere l'altra volta. Gloss applicato, poi nel pomeriggio mi cambio per andare a portare i matti in piscina, che è una vita che non vado con lui, per ovvie ragioni. E ora... da 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 da! Una palette di Natasha Denona, una palette però speciale, particolare, ci sono già 2000 mie editate, ok, non vi acceco, l'avevo fatta vedere su TikTok ieri ed è composta da due cialde viso e da 5 ombretti, sono proprio gli ombretti nude che a me che io utilizzo. Due luminosi e tre matte, e sono proprio i colori matte che io utilizzo sia per le transizioni che per fare degli smoky. Vabbè, qua c'è scritto transition, crease, smoke, cioè questo lo intendono già per fare uno smoky eyes. E qua c'è il blush e l'illuminante. Tra l'altro il blush è un, cioè c'è scritto cream blush, perché la texture, io ci ho già messo una zampata dentro perché non ho resistito, ok, è un cream to powder, ma neanche cream, nel senso che comunque è una texture molto burrosa ed è veramente bella. Questa la proverò sicuramente sabato. Ancora dai, no, perché il mio compleanno appunto è domenica, io sono nata il 2 aprile,
Però il mascara non potevo resistere, infatti ho spacchettato su FaceTime insieme a lei e ho detto domani provo il mascara per forza perché sono troppo troppo curiosa e l'effetto è meraviglioso. No, ma non per dire che è meraviglioso ed è bello, cioè è proprio, cioè come piace a me. Cioè delle ciglia, sembra che ci abbia le ciglia finte. Contentissima e niente, vado al supermercato, vado a prendere giusto il pollo e torno a casa, così faccio anche due passi. In realtà stamattina ho fatto anche un po' di squat, un po' di esercizi, non troppo per appunto le cose di cui vi dicevo prima, però sono in fase di guarigione e ne avevo bisogno anche a livello psicologico tantissimo. C'è da considerare questo fatto che molti non tengono presente, ovvero che l'allenamento non è solo una questione fisica e di fisico, ma c'ha una componente per me, ma anche per tanti altri, è così, una componente anche mentale e psicologica, di benessere proprio mentale e psicologico, ed è giusto che integrare sia l'aspetto interiore psicologico che quello cioè esteriore. Non so se mi riesco a spiegare. Niente, faccio finire qua questo video, poi casomai se i capelli dopo sono un po' carini metto un po' più carini, perché ora hanno un po' di come si chiama, un po' di cast, però è giusto così, insomma si stanno anche riassestando. Però sono contenta di rivedermi riccia, mi era mancato tantissimo. Vi mando un bacione e vi lascio al prossimo video. Ciao!